Molto bene, grazie mille ancora per l'invito perché sono contento di aver avuto l'occasione, perché ci vogliono delle occasioni per fare queste cose, di mettere in ordine un po' di idee, ragionamenti e anche ricerca che è emersa proprio in una ricerca di dottorato in cui questi sistemi sono entrati sia come tecnologia utilizzata per la ricerca che come tecnologia usata per supportare il processo di ricerca. Ed è avvenuta, tra l'altro, negli anni, in questi anni in cui è esploso, dopo, dal 2017 in poi, con il famoso paper, sull'attenzione dei modelli transformer, che ha portato poi alle architetture GPT e quindi a 2022 commercializzazione di un chatbot come OpenAI. È una crescita esponenziale, soprattutto per fortuna, di modelli open source oggi disponibili. Quindi, mentre da un lato abbiamo ChatGPT, Claude, le soluzioni di Google, Microsoft, eccetera, chiuse, scatole nere vere e proprie, anche se relativamente ben performanti, dall'altra parte abbiamo un sacco di modelli fondativi. Rilasciati open source anche da insospettabili come Meta, che sono liberamente utilizzabili, che sono utilizzabili a seconda delle licenze anche in produzione, anche a disposizione di una piccola impresa o di un singolo che oggi vuole sperimentare con queste tecnologie partendo, quasi da zero. Io mi occupo di progettazione strategica, strategic design in inglese, quindi sono un designer che progetta processi, non cose, mi occupo di tecnologie da praticamente sempre. Ho fondato una startup tecnologica, ne sta nascendo un'altra perché dal dottorato poi sta nascendo uno spin-off che valorizzerà alcuni dei ragionamenti fatti e mi occupo appunto di tecnologie emergenti nel momento in cui arrivano nella società e soprattutto nel loro impatto collettivo a livello sistemico. E mi interessa soprattutto guardare questi fenomeni da un punto di vista aperto, dal basso, collaborativo e oggi si dice anche responsabile. Sono attualmente assegnista all'Advanced Design Unit che è in capo al Dipartimento di Architettura, quindi sono, come dire, un tecnologo umanista, un po' nerd e mi fermo qui. Di cosa mi sono occupato relativamente all'intelligenza artificiale? Di vari aspetti. Primo, che si parla di sistemi e non di intelligenze. Quindi parliamo di sistemi di intelligenza artificiale, questa parola è significativa, ne parleremo fra poco, e ha un po' tutte le scale. Quindi dalla scala dell'interazione, sta per uscire una ricerca con un collega spagnolo di Lisava, proprio sulla misurazione dell'agentività percepibile dei sistemi di intelligenza artificiale, quindi come dal punto di vista della interazione possiamo cercare di anticipare le criticità che l'utente o le persone che interagiranno sui sistemi si troveranno ad affrontare. Ho fatto una delle prime mappature della nuova geografia dei corpi e delle entità che si relazionano tramite e attraverso le intelligenze artificiali, fino alla scala dei sistemi collettivi e sociali, nella mia ricerca di dottorato, dove ho sviluppato un approccio che si definisce di community AI o comunque di interazione tra le comunità e gli algoritmi per fare sense making, per fare intelligenza collettiva. Disclaimer iniziale, in coda agli altri, sono sicuramente innamorato della tecnologia, ma sono anche, come dire, credo abbastanza consapevole di cosa significhi tecnologia e di cosa implichi la tecnologia, e quindi sono il primo scettico quando si parla di tecnologia e mi piace trasmettere anche agli studenti questa visione, ovvero mentre ci innamoriamo di una cosa, dobbiamo essere i suoi primi e più acerrimi critici, fondamentale perché altrimenti rischiamo di cascare dentro a solite narrazioni degli stregoni, dei maghi di Oz, che da un lato ci dicono ho la bestia nella gabbia, regolamentatemi perché sennò scappa, e dall'altra ci vendono la bestia. Quindi siamo dentro in una fase in cui
Queste narrazioni non sono, come dire, tecnoscetticismo, complottismo, no, sono pattern riconoscibili, politici, di lobbying, che condizionano le scelte che facciamo a livello collettivo. Mentre dico questa cosa, vi consiglio un podcast molto interessante, che si chiama Tech Won't Save Us, di un editore canadese indipendente che fa un ottimo lavoro proprio sulla discussione intorno alle tecnologie emergenti. C'è un tema in cui entriamo per forza, useremo la scivolosissima parola etica per poco e per poche volte, in cui non dobbiamo, dico solo questa velocemente, dobbiamo cercare di non cadere nella trappola di separare le scatole e i layer di approccio etico ai problemi legati alla tecnologia, perché sono tutti concentrati ed esistono tutti allo stesso momento. Quindi il tema del come fare e usare algoritmi in modo responsabile e la loro filiera, come usare i dati e la loro filiera in modo responsabile, come questa roba va dentro dei cicli di interazione, utilizzo, applicazioni, e poi come tutto questo debba rimanere dentro una logica teleologica, no? del perché usiamo le cose, e mentre mi chiedo il perché le uso e che scopo hanno, devo farlo con un atteggiamento responsabile. Tutta questa roba sta insieme sullo stesso momento, sullo stesso piano, quando parliamo di sistemi di intelligenza artificiale. Vado, rispondo, poi chiudiamo qui la sessione. È etico usare sistemi di intelligenza artificiale nella produzione scientifica? Rullo di tamburi che ti do qui, e la risposta della consulente: dipende, perché vedremo in cosa e a quale altezza del processo e in quale modo. Generalmente potremmo dire più sì che no, o meglio potremmo dire perché no, ma poi vediamo che ci sono delle specifiche che ci fanno saltare dall'altra parte della barricata. Due flash per introdurre un po' di visione. I sistemi che ormai nei quali siamo immersi, la cognisfera, come la definisce qualcuno, ci hanno portato in una condizione in cui qualcuno dice, Trift in questo caso, che non tutto quello che pensiamo, la nostra produzione di pensiero, fondamentalmente non viene più da noi come esseri e individui con una certa autonomia. Fondamentalmente ci sono delle forze troppo forti intorno a noi perché possiamo definire una completa autonomia nella generazione di pensiero come esseri umani in questa società. E ci sono due forze: le prime sono i sistemi che riguardano la nostra sicurezza o per la nostra sicurezza, e dall'altra parte i sistemi legati all'intrattenimento. E credo ci arriviate da solo: tutto quello che consumiamo e tutto quello con cui interagiamo a livello sistemico di società, da un lato ci influenza, ci blocca nel fare certe cose, ci impedisce di farne altro, ci fa fare le cose che facciamo in modi specifici, un po' perché qualcuno si prende cura di noi a livello di Stato, di Unione, di Occidente. Qualcuno sceglie i sistemi che usiamo, le tecnologie che usiamo. E dall'altra parte, quello che consumiamo per intrattenerci, per divertirci, ma anche per informarci, forma e plasma la nostra visione del mondo. Quindi non siamo più capaci di distinguerci da questa dimensione. E ci sono delle narrazioni molto potenti, perché da un lato c'è, come dire, la parola intelligenza artificiale ci sventola i fantasmi, ci riporta Mary Shelley, ci riporta alla vita inanimata e ci resuscita fantasmi. Quando parli con qualcuno per strada e dici intelligenza artificiale, ci sono due sensazioni polarizzanti, ma allo stesso tempo presenti, no? La paura e il fascino, molto spesso in dimensioni diverse, ma ci sono, in proporzioni diverse, ma ci sono sempre entrambe. E dall'altra parte, se fai vedere cos'è un algoritmo, ecco, magari in quarta liceo fa più paura questo che Frankenstein, però in generale possiamo dire che queste due cose sono la stessa cosa dentro la narrazione dell'intelligenza artificiale, ma siamo dentro quella rappresentazione lì e molto poco dentro questa qui. Mettetele lì, sto appoggiando cose sul tavolo.
Questi sistemi ormai sono così pervasivi che sono entrati nell'uso corrente senza che noi ne fossimo consapevoli. Oggi anche i motori di ricerca stanno adottando una logica algoritmica sovrapposta alle logiche di ricerca semantica tradizionali che sceglievano per noi quali risultati corrispondessero meglio alle nostre aspettative di ricerca. Oggi abbiamo un algoritmo che cerca di customizzare, personalizzare, migliorare ancora di più, oltre al layer semantico, anche con quello algoritmo predittivo, la nostra capacità di trovare informazioni. E poi cadiamo un po' sul verticale. A un certo punto, quasi 2 anni fa, qualcuno ha iniziato a dire io ho scritto questo paper insieme a un sistema di intelligenza artificiale, e si è alzato il polverone. Da lì è partito il core degli editori scientifici, è partito una discussione planetaria tuttora in corso, a volte anche concentrandosi sugli aspetti forse meno interessanti, per non dire sbagliati, ovvero il significato del sistema software come coautore. Fra qualche mese, qualche anno ci divideremo sopra, credo, ma è nata come una provocazione, a detta degli stessi autori, perché volevano esplicitare e volevano dire alla comunità scientifica: guardate che sta succedendo questo, ci sono queste possibilità e sta per succedere un putiferio. E noi stiamo in questo putiferio. Oggi si è arrivati, vedete che le date sono l'altro ieri praticamente, si è arrivati con un coro collettivo a dire: non possono essere coautori di una pubblicazione scientifica gli algoritmi, per vari motivi. Chiaramente c'è un background etico, ma sicuramente c'è un'importante componente legale. Gli editori hanno una grande paura del pubblicare materiale che potrebbe venire contestato da parte di qualcuno come non originale o assemblato tramite un sistema che ha rubato o che si è allenato su informazioni alle quali non avrebbe potuto accedere secondo la licenza di distribuzione di quel materiale. Vedasi causa attuale del New York Times contro OpenAI, vedasi cause di altri editori contro OpenAI e altri big della tecnologia, perché fondamentalmente dicono, e come anche queste aziende hanno informalmente rivelato, che questi sistemi per allenarsi sono andati a fare scorpacciata di tutto quello che hanno trovato sull'internet, oltre a dataset presenti, distribuiti aperti, altri commerciali, ma fondamentalmente hanno fatto scraping, si dice, di tutta l'internet. E quindi si sono nutriti dei testi che tutti noi abbiamo messo online, di molte conversazioni social, fregandosene normalmente delle licenze incluse in quelle pagine, perché in molti siti trovate nel footer, in basso nella pagina, spesso un copyright, no? Che dice che fondamentalmente non puoi usare quel materiale se non per leggerlo e consultarlo, ma per farne altri usi devi chiedere all'autore. In altri casi ci sono dei Creative Commons, quindi chiedi all'autore oppure condividi allo stesso modo questo materiale. Insomma, questi sistemi per allenarsi se ne sono fregati delle licenze. Quindi gli editori dicono: beh, se tu, autore di paper scientifico, che pubblichi tramite me, hai scritto tramite questo sistema, addirittura lo metti come coautore, mi porti su un limbo, dentro un limbo nel quale non voglio entrare, perché c'è il rischio di cause. Quindi metà paura delle cause, metà, possiamo dire, deontologia. Oggi le linee guida di chi dice come usare o non usare questi sistemi ci portano tendenzialmente al buon senso nella maggior parte dei casi, cioè se lo usi rivelalo, scrivi nella acknowledgement dentro una nota del tuo contenuto se hai usato questi sistemi, quale versione, di quale produttore, quale modello, insomma sii trasparente come qualsiasi scienziato che usa strumenti e li dichiara nelle metodologie che ha utilizzato. Questo è dove siamo arrivati oggi, per farla breve. Alcuni vietano, fino all'altro ieri, una delle principali conferenze globali su machine learning vietava che venissero mandati paper scritti con l'utilizzo di questi sistemi. Anche lì
ci sarà una scelta etica del comitato scientifico? Un po', ma c'è anche la paura che venissero inondati, ed effettivamente c'è stato un aumento della produttività scientifica in questi mesi. È più facile assemblare un manoscritto. Quindi la domanda forse si deve spostare sul: continueremo nel futuro a produrre manoscritti come prova del valore della nostra ricerca, come output del nostro pensiero? È quella la forma che continuerà a esistere? In quali modi? Quindi si aprono più domande che risposte, come sempre. Alcune istituzioni stanno invece rispondendo con molta franchezza. Oxford dice ai suoi studenti: questa roba è interessante, usiamola, guardiamola, osserviamola, ti do delle linee guida per provare a capire come muoverti, e poi però stai molto attento perché ci sono anche dei rischi. Se andate sul loro sito, questa documentazione è disponibile, sono delle linee guida molto semplici da seguire, però molto ben fatte. Università di Cape Town, addirittura una guida specifica per gli studenti, proprio su ChatGPT, e un'altra per lo staff, i docenti ricercatori, sul come interagire con gli studenti in generale, come utilizzare questi sistemi, con quale precauzioni. Qui si parla anche di, per esempio, strumenti per riconoscere i falsi, e vengono sconsigliati, anche perché gli stessi strumenti sono fallaci. OpenAI ha ritirato il suo strumento per riconoscere i test generati da se stesso, quindi c'è una grande fallibilità anche negli strumenti che riconoscono il testo generato, diciamo il linguaggio sintetico. E poi c'è un tema etico, cioè io ho utilizzato questo sistema per migliorare il mio linguaggio e non per fabbricare informazioni, quindi quale sarebbe il problema? Quale sarebbe la differenza rispetto a usare un traduttore automatico, che per i non madrelingua inglesi è storicamente un fattore di svantaggio competitivo per i ricercatori madrelingua inglesi, visto che il mondo della scienza va e sta fondamentalmente centrato sull'inglese. Quindi l'intelligenza artificiale, la qualità degli strumenti che ci permettono di migliorare il nostro linguaggio scritto come ricercatori non madrelingua inglesi, è un fattore di democratizzazione importante. E quindi alcune università stanno dicendo: va bene usarli proprio per questi motivi, proprio perché abbattono delle barriere, ma con una serie di precauzioni. E ci sono anche degli schemi molto carini che spiegano, per esempio, ai docenti, laddove possibile usa un approccio in cui consigli come metodo educativo, abbraccia lo strumento invece che respingerlo, proprio perché il mondo va di là, non fermare il fiume con un dito, fondamentalmente, ma cerchiamo di stare dentro il paradigma, e come ricercatori, educatori e scienziati lavoriamoci intorno e sopra. Quindi cose da fare, cose da non fare, atteggiamenti più o meno utili. Trovate in giro un sacco di infografiche che danno, come dire, un aiuto per dipanare alcuni dubbi, sono generalmente di buon senso e ben fatte, quindi battono tutte più o meno sugli stessi temi, anche perché dal punto di vista della ricerca sono stranoti i problemi di questi modelli. Quindi stiamo parlando di large language model. E c'è un quadro europeo poi dall'altra parte che ci stimola a usare questi strumenti. Scusate lo schema brutto, ma dovevo arrivare velocemente al dunque. A livello europeo abbiamo un quadro di European Research Area, cioè policy di indirizzo da una parte, la strategia adozione intelligenza artificiale dall'altra, il famoso AI Act che è in approvazione da parte del Parlamento, che sarà la prima legge quadro globale per regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale nell'Unione Europea. E da questo contesto è nato un documento pubblicato l'anno scorso, si chiama AI in Science, che definisce e distilla un po' di criteri, linee guida e indirizzi di policy che l'Unione Europea adotterà, e quindi ci impatterà direttamente questa roba, perché da qui usciranno linee di investimento, quindi finanziamento, e quindi bisogna osservare cosa viene detto. Cosa viene detto? Tra le varie cose viene detto: usiamo questi sistemi perché migliorano la nostra efficienza, con le dovute precauzioni sempre, ma stiamo osservando che comunque anche qui la maggior parte dei ricercatori e rilevazione di Nature sta già usando gli strumenti, li sta già sperimentando. Dall'altra parte
abbiamo misurato che sono efficaci in varie parti del lavoro scientifico, dalla scrittura del codice anche per i non coder, potremmo dire, brainstorming, miglioramento della scrittura, come dicevamo prima. Quindi ci sono tante cose per cui sono utili e efficaci e ci portano un impatto positivo in termini sistemici di ricerca a livello comunitario. La tecnologia di cui parliamo è cresciuta velocissimamente, questo è parte del problema, ma questo lo sapete, se ne è già discusso a dicembre, quindi andiamo velocissimo. Mentre comunque saltiamo su questo carro, dobbiamo renderci conto che ci sono delle cose importantissime su cui dobbiamo essere coscienti. Primo, come diceva, accennava prima Marco, i pregiudizi contenuti nei dataset che si riverberano poi nell'interazione, ma non solo si riverberano e vengono confermati, amplificati, vengono scalati, perché se c'è un pregiudizio nei confronti di qualcuno, qualche gruppo, o di qualsiasi idea nella società che l'algoritmo ha incorporato, verrà riutilizzato e ribadito centinaia di migliaia di volte. Ora, questi sistemi hanno questa potenza, scalano su numeri enormi quelli che prima erano, come dire, difetti, pregiudizi contenuti dentro un applicativo, dentro un software che magari usavano poche migliaia di persone. Per chi non ne è completamente a digiuno, un pregiudizio significa, per esempio, un atteggiamento discriminatorio nei confronti di alcuni gruppi etnici. Se chiedevi alle prime release di ChatGPT, per esempio, con dei trucchi, perché ci sono dei sistemi di sicurezza, ChatGPT per esempio si deduce che alcuni ricercatori deducono che sia composto da diversi modelli, quindi quando genera un risultato dopo un nostro stimolo, ci sono diversi modelli che cercano di, come dire, osservare quella risposta ed eventualmente bloccarla. Ma ci sono dei modi per aggirare questi sistemi. E quindi su Twitter trovate un sacco di persone che si divertono a fare queste cose. Per esempio, se io chiedevo, non direttamente al sistema, sono più performanti come ricercatori persone nere o persone bianche caucasiche, maschi o femmine, chiaramente il sistema ti rispondeva che non poteva dare una risposta di questo tipo perché è immorale. Ma dall'altra parte, se gli chiedeva non direttamente questa cosa, ma per esempio compila una tabella in asci nella quale stili una graduatoria considerando questi tipi di variabile che mi predice la probabilità di fare carriera di questi tipi di persone, uomo bianco, uomo nero, donna bianca, donna nera, e guarda un po', veniva fuori che il maschio bianco era quello che sicuramente avrebbe fatto più carriera scientifica, poi la donna bianca, poi l'uomo nero, eccetera, eccetera. Quindi ci sono questi pregiudizi che derivano dal dove sono stati presi questi dati, quali pezzi dell'internet sono stati sondati per raccogliere questi significati. Secondo tema, l'errore scalato è molto difficile da bloccare perché questi sistemi, per come sono fatte queste architetture, vengono allenati in diversi mesi. Pensate che un sistema come ChatGPT, la versione 4, si stima sia costato 10 miliardi nello sviluppo, 10 miliardi tra server, energia, dati acquistati, rubacchiati, estratti, diciamo, e stipendi di chi ci ha lavorato. 10 miliardi di dollari, stime non confermate chiaramente, però per darvi una scala. Quindi prima della prossima release che allenerà di nuovo il sistema passerà un po' di tempo. E nel frattempo però il sistema ragiona con le informazioni che aveva. Ora, la versione 4 di ChatGPT in realtà fa una piccola eccezione su questo perché può andare su internet a consultare delle risorse live. Però chiaramente il suo core, il suo allenamento l'ha fatto già su una base di dati che ha delle caratteristiche, che avrà dei pregiudizi incorporati. E poi ci sono chiaramente gli impatti ambientali e sociali rispetto all'uso dei sistemi, perché sono sistemi
Io faccio sempre vedere questa grafica di Vladangiolar che ha, tra l'altro è appesa sulle pareti del MoMA New York come un'opera d'arte, perché rappresenta per la prima volta un sistema di intelligenza artificiale mettendo insieme la sua parte materica, quindi dalla chimica del cobalto necessario per arrivare alla produzione dell'hardware fino ai sistemi umani e quindi ai lavoratori sottopagati del terzo mondo costretti a etichettare ore di video violenti o pornografici per sbarcare il lunario a $1.50 all'ora. Quindi una rappresentazione perfetta di come questi sistemi siano distribuiti, abbiano questa capacità di portare lontano dai nostri occhi le conseguenze dei loro effetti. E quindi vanno visti come tali, come sistemi. E ricordiamoci che sono sistemi, parlando di large language model, che semplicemente cercano di indovinare una parola dopo l'altra. Sono stati allenati per trasformare, per riconoscere la distanza semantica di significato delle parole dentro a un contesto e poi usano questa rappresentazione numerica vettoriale delle parole per ricostruire la sequenza di risposte che vi vengono date. Quindi non hanno nessuna capacità di comprensione, non hanno nessuna tantomeno coscienza. Ricordiamoci che l'anno scorso un ingegnere di Google è stato licenziato perché credeva che il sistema che stava allenando fosse senziente, quindi non vi sto parlando di fantascienza, sono cronaca purtroppo. E nessuno si è immolato per difendere quel lavoratore, per fortuna, perché evidentemente era lui stesso un po' allucinato. Però, come dire, sono sistemi che non hanno nessuna capacità intellettiva, fanno cose che ci sembrano intelligenti, perché per noi produrre linguaggio in modo efficace è una competenza legata all'intelligenza. Ma sono, e l'immagine, ve la spiego così, Tini Gebru, ricercatrice licenziata da Google, di etica di Google, li ha definiti pappagalli stocastici. Quindi sono fondamentalmente dei motori statistici, ricordiamoci sempre questa roba. Chomsky ci si è messo pure lui, ma per fortuna, perché è molto poetico nelle sue rappresentazioni, ci dice: occhio a parlare di intelligenza perché fondamentalmente le qualità della nostra, di quello che noi poi definiamo intelligenza, non ha niente a che fare con la forza bruta, statistica con la quale questi sistemi producono linguaggio. Quindi siamo lontani da questo. Jan LeCun, il chief scientist di Meta, nonché massimo esperto in intelligenza artificiale, pochi giorni fa c'è un video che gira adesso sui social, spiegava come un bambino di 4 anni ha già visto molte più informazioni, se facciamo una trasposizione quantitativa delle immagini che processiamo, che processa un bambino, più di quanto possa fare qualsiasi sistema, come ChatGPT, come nutrimento, come quantità di dati. Quindi già solo se portiamo a livello quantitativo il paragone non regge. Un bambino di 4 anni ha visto più mondo che un sistema di questo tipo. Quindi probabilmente siamo lontani dal paradigma dell'intelligenza, dell'AGI, dell'intelligenza generica, fatto sta che stiamo coi piedi per terra, forse ha ragione da Gebru che dice sono pappagalli stocastici, ma va bene, per quello che li facciamo fare ci può anche stare bene. I vari rischi specifici, sono vari, metto l'accento su uno che è il meno noto, limite che io definirei epistemologico. Il modo con cui queste macchine producono significato e senso non ha niente a che fare con il nostro. E quindi, quando chiediamo alla macchina di produrre senso, chiediamoci come produce quel significato, quel pezzo di linguaggio che vuol dire qualcosa. Quando noi creativamente, perché la scienza è uno sport creativo, produciamo un metodo per arrivare alle soluzioni, per dimostrare o per confutare delle ipotesi, siamo creativi, costruiamo delle euristiche, costruiamo dei percorsi metodologici e epistemologici per produrre quella conoscenza. Queste macchine hanno un solo modo di farlo ed è quello statistico. Questa è una grande differenza e un grande alert sulla valutazione di cosa gli possiamo fare o non fare fare. Ok?
E poi delle cose specifiche. Cosa può andare storto quando facciamo produrre un pezzo di testo a questi sistemi? Da ovviamente la mancanza di originalità, da ripetere quello che ripetono a tanti altri, il pappagallo, parole non esatte, a volte piccoli scarti che però definiscono tutta la differenza del mondo di senso nelle cose che vengono scritte. Non sanno fare algebra, non sanno fare 2 più 2. Se fate 100 più 1, a volte vi dà 111, a volte 150. Negli ultimi modelli stanno cercando di aggiungere, farli coadiuvare da dei modelli specifici allenati solo a fare algebra, e tra l'altro con tecnologie vecchie, che sono basate sulla matematica e non sulla statistica del linguaggio. Quindi hanno degli enormi difetti. Trovate un sacco di letteratura, anche scientifica, che parla di come invece si aprono un sacco di opportunità a tutti i vari livelli, a tutte le varie altezze della filiera di produzione scientifica. Vi ho messo sempre i riferimenti bibliografici, alla fine trovate un QR code, vi potete scaricare le slide, quindi non impazzite a segnarvi tutto. Alcuni hanno già iniziato a fare questo porting fra le opportunità e i rischi per ogni tipo di task, per ogni tipo di attività che posso far fare a questi modelli, darmi un'idea di come costruire una metodologia innovativa per dimostrare qualcosa, di come sblocco la scrittura, di come parto per esempio da un po' di appunti che mi sono fatto, che mi sono segnato e da quelli voglio partire per scrivere il background della mia ricerca. Quindi ci sono dei task, delle attività che posso fargli fare, nelle quali riesco a contenere il rischio, i rischi di cui si parlava prima, e che però bisogna, come dire, avere la sensibilità e anche un po' sulle quali allenarsi un po'. Per fare io faccio questa distinzione che ha a che fare con, come si direbbe, col mercato, con gli approcci di adozione della tecnologia, soprattutto nelle aziende si parla di approccio make or buy. Cosa vuol dire? Quando devo risolvere un problema con la tecnologia, posso scegliere se fare da me, farmelo, make, oppure se comprare una soluzione esistente a mercato da un fornitore. La differenza di queste due cose è che, da un lato, se me lo faccio da solo, posso accedere a modelli open source, posso accedere a tecnologie disponibili, utilizzabili anche a livello commerciale, e far crescere la mia applicazione, il mio strumento dal basso, e farmelo in casa con le mie esigenze, con i miei requisiti e con tutto il controllo che ci può essere nel gestire il codice. Oppure posso, come dire, prendere qualcosa di già fatto come ChatGPT e mettermi a usarlo. Però chiaramente sto dentro il paradigma della scatola nera, sto dentro un contesto più rischioso nel quale mi posso muovere. Tra gli strumenti che posso trovare liberi o gratuiti o a pagamento, non liberi, online ci sono poi strumenti generalisti, chatbot generalisti come ChatGPT, gli posso chiedere tutto, e non parliamo di qualità delle risposte, però gli posso chiedere tutto, dal cosa posso cucinare stasera, ho 3 carote, del latte e del formaggio in frigo, dammi delle ricette, fino al chi ha scritto il paper più rilevante di questo settore. Dall'altra parte ho piattaforme che adesso scorreremo insieme, che vedremo che cosa fanno, che sono verticalizzate per l'uso di ricerca, per esempio. Dividiamo queste piattaforme in due macrofasi: la fase di ricerca, diciamo ricerca desk sulle risorse, fare ordine, analizzare le risorse, dall'altra produrre testo con queste risorse. Questa è, per farvi un esempio più dettagliato, più specifico, quello che questa piattaforma Paperpool può fare, e quindi dal suggerirvi delle varianti linguistiche migliori al riscrivere con dei toni che istruite voi. Quindi voglio un tono più divulgativo, voglio un tono più scientifico, eccetera. Verifiche sul plagio, che sono importanti, esistevano piattaforme anche prima di questi algoritmi per fare il check sul plagiarismo, traduzioni, contestualizzazione dei sinonimi, eccetera. Quindi ci sono un sacco di
funzionalità prettamente linguistiche che possono essere utilizzate, ma poi usavamo già un po' prima alcuni strumenti che semplicemente sono un po' evoluti, come Grammarly, che è uno dei più famosi, per sistemare la lingua per i non madrelingua, non solo traduzione, ma soprattutto perfezionamento, no, della lingua. Piattaforme come Beeple, che fanno adesso non solo la traduzione, ma anche la scrittura. Questa, tra l'altro, sulla sinistra, un testo generato, un testo esistente di un giornale, a destra il suggerimento della piattaforma che migliorava un testo fatto da un giornalista americano. Anche qui attenzione, perché il concetto di miglioramento a volte si traduce semplicemente in un'alternativa, e però anche su questo bisogna sviluppare un po' di sensibilità. Poi piattaforme un po' più specifiche per fare ricerca, come ResearchRabbit, che è molto interessante, uno perché è gratuito e dichiarano che rimarrà per sempre gratuito per i ricercatori, che permette di mettere in relazione i manoscritti, i paper pubblicati, visualizzarli in varie modalità, e soprattutto per fare discovery, per fare emersione dei paper più significativi in un certo ambito disciplinare, del quale magari siamo digiuni. Ci dobbiamo muovere in un contesto nuovo per un progetto di ricerca in cui devo informarmi, devo entrare in un contesto che non conosco, e qua con alcune informazioni di partenza, alcuni, come si dice, seed paper, paper sene che io metto dentro perché magari mi è stato passato, magari mi è stato indicato o l'ho trovato, posso partire addirittura sincronizzando questo strumento con Zotero, che fa da gestore delle risorse bibliografiche, e poi analizzare tutto quello che è stato scritto prima, è stato scritto dopo, e quali sono le cose più rilevanti, quindi trovare velocemente nuova letteratura scientifica. E questi strumenti sono affidabili perché si basano su dati bibliometrici, quindi le correlazioni che sono trovate qui sono conteggiate, per esempio le citazioni, sono mappate tutte le bibliografie contenute dentro i paper, quindi si basa su informazioni trasparenti e verificabili. Questa è un'altra piattaforma, si chiama Connected Papers, una delle prime uscite che fa questa cosa qui. Anche qui mi permette di scoprire se ci sono, per esempio, dei paper che mi sono sfuggiti da ricerche condotte con le classiche parole chiave sui motori di ricerca scientifici, e mi fanno emergere velocemente gli autori più rilevanti e quali sono anche i pezzi più significativi di quel certo mondo. Alcuni sono poi specializzati nel fare integrazione con gli strumenti come ChatGPT. Questo, per esempio, si chiama Ask Your PDF, quindi chiedi al tuo PDF, dice il nome della piattaforma cosa fa, carica un PDF, memorizza, diciamo, il suo contenuto, lo legge e ti permette di chattare con il contenuto. Quindi carichi un documento, oggi carica libri fino a 300 pagine, credo, e gli puoi chiedere qual è l'idea più rilevante proposta dall'autore, quali sono i temi più ricorrenti discussi, quali sono i findings, i risultati di questo paper, oppure ancora meglio, i risultati di questo paper hanno qualcosa a che fare con questa cosa che interessa a me, e quindi posso interagire o tramite ChatGPT, che l'ho assorbito come plugin, oppure con anche qui un abbonamento che da $10 al mese per utilizzare funzionalità più evolute. È molto utile per fare uno screening veloce di pubblicazioni che voglio consultare per farmi un'idea, o anche per tornare su delle pubblicazioni sulle quali voglio far uscire informazioni nuove. Altre piattaforme simili, che fanno più o meno la stessa cosa, analizzano un documento e mi permettono di interagirvi sul contenuto, Explain Paper per esempio, e poi quella che è insieme a Elicit forse la piattaforma più completa, che si chiama Cite, scritto Scite, ed è pensato proprio per i ricercatori. Cosa succede qui? Posso cercare intanto sui motori di ricerca tradizionali attraverso le loro API, e quindi andarmene per esempio su Web of Science o Scopus attraverso questo portale, che però usa Large Language Model, quindi modelli tipo ChatGPT, per
cercare dentro il contenuto dei paper, non solo quindi sulla parte dei dati, sui metadati bibliografici, abstract, autore, anno, parole chiave, eccetera, ma anche proprio sul contenuto. E quindi posso andare a trovare anche degli statement, delle definizioni, delle dichiarazioni che possono essere subito utilizzabili. Posso costruirmi una biblioteca di contenuti miei, qui sul site posso caricare una collezione di miei paper che ho raccolto in altri modi, 10, 15, 100, e crearmi delle piccole raccolte e poi interrogare la raccolta dei paper. Per esempio, ho 10, 20 paper su un tema specifico, voglio sapere quali, come questi diversi paper affrontano quel tema, posso proprio dargli una domanda di ricerca, come su ChatGPT, e lui mi restituisce un testo di questo tipo in cui però ho le reference dirette. Se ci clicco sopra, le reference dentro il testo generato, mi fa vedere anche il contesto testuale da cui ha estratto l'informazione, quindi posso fare una verifica immediata della qualità di questa citazione per capire se è attribuita in modo corretto oppure se se l'è inventata. Perché se chiedete a ChatGPT dammi tre top paper di questo ambito, di questo settore, c'è il rischio che la risposta sia alterata. Se sono paper strafamosi, se gli chiedo per esempio dammi i paper più famosi sull'architettura di GPT, dei Transformer, mi dà, ho provato, effettivamente mi dà tre o quattro dei più conosciuti, più famosi. Però in altri settori un po' meno battuti, soprattutto sui quali su internet c'è meno discussione, brancola nel buio. Fino alla versione precedente, ChatGPT 3.5, quella che usate gratuitamente oggi, a volte si inventa completamente le reference, quindi si inventa il nome, il cognome, il titolo di un paper. Poi vi provo a mettere il link, ma il link non esiste chiaramente. Quindi si fa che succede quella che si definisce allucinazione. Ci sono poi una suite di funzionalità molto carine come il reference check. Per esempio, avete scritto il vostro paper, lo carica, o la vostra bibliografia di un manoscritto, lo caricate qui e fa una verifica rispetto, per esempio, al fatto che abbiate citato paper che sono stati ritrattati o ritirati dall'editore. E quindi vi avvisa di non farci affidamento, di sostituire con la reference. Oppure vi dice statisticamente se state usando dei riferimenti troppo vecchi e che sarebbe il caso di aggiornarli. Quindi vi fa un'analisi della vostra bibliografia di riferimento. L'altra piattaforma concorrente che fa cose leggermente diverse, anche se simili, è Elicit. Cosa vi permette di fare? Per esempio, ha un campo di ricerca libero dove vi posso chiedere, questo l'ho fatto ieri, come sta l'IA generativa impattando la scrittura scientifica. E cosa ti fa? Lui riassume, lui dice parto da 125 milioni di paper su i motori di ricerca accademici più conosciuti, faccio la sintesi dei migliori 8 secondo me, e poi creo una sorta di database temporaneo nel quale tu puoi crearti una tabella e le colonne di questa tabella possono essere o delle cose standard che io so che ti possono interessare, come la metodologia oppure le conclusioni o le limitazioni o come è stato condotto lo studio, eppure puoi creare tu una colonna con una domanda specifica. Per esempio, potrei chiedergli quali sistemi impattano la generazione di idee e quindi avere una colonna in cui nella cella corrispondente a quel paper il motore, il language model genera una analisi rispetto al tema su cui l'ha interrogato specifico e quindi avanzare di molto la qualità delle literature review, in questo caso non strutturate, però mi fanno arrivare velocemente a individuare quel gruppo di paper più significativi magari per la mia ricerca, dai quali partire per fare magari snowballing con Research Rabbit, quindi verificare di non essere perso niente, passo dai motori di ricerca scientifici per fare una ricerca quantitativa
su tutti i documenti esistenti, eccetera. Quindi alla fine tutto questo si traduce in una maggiore efficienza se so cosa cerco, ma anche un rischio di perdersi in errori grossolani se non so come cerco. Come cerco. Quindi bisogna avere consapevolezza del fatto che i risultati che escono da qui, io non so come gli algoritmi li abbia selezionati, hanno dei criteri, come anche gli editori scientifici, se andate su Scopus, dichiarano che il loro indice di ranking dei paper è costruito con determinati variabili che sono a loro modo, allo stesso modo opinabili a livello epistemologico, perché come Scopus attribuisce più peso a un paper o un altro, è come dire, può essere opinabile. Allo stesso modo qua però non so come viene fatto questo ragionamento, fatto sta che c'è emersione di letteratura. Da un lato perdo in magari controllo, ma dall'altro guadagno in dettaglio e quindi posso andare a trovare velocemente il paper che interessa a me, che parla esattamente di quella cosa, che ripete quel tipo di esperimento nel modo che mi interessa. E quindi anche qui la cosa interessante è che cliccando sul risultato, questo da una settimana, cioè questa funzionalità, vi riporta come insight il dove ha pescato dentro il paper quella risposta. E quindi potete andare a verificare che non ci siano allucinazioni, che non se lo sto inventando. Come potrebbe essere fatto un workflow di ricerca a questo punto che utilizza queste piattaforme, che cerca di tirare fuori il massimo da queste piattaforme? Diciamo che non so niente dell'ambito nel quale sto facendo questa ricerca, quindi è un pezzo di mondo che io non conosco. Devo anche trovare fuori le parole chiave più significative di questo pezzo di mondo e quindi vado su queste piattaforme e gli chiedo di farle emergere. Posso usare anche ChatGPT, che all'alto livello mi può dare statisticamente, qui la ricerca delle parole chiave è efficace con la statistica, quali sono le parole, i significati chiave più discussi in quel pezzo di mondo, in quel settore disciplinare. Parto dalle parole chiave e comincio a farmi un'idea di come usare queste parole chiave e quindi posso tornare per esempio o sui motori tradizionali o appena trovo i primi paper interessanti andare su Research Rabbit o su Lightmap, che fa la stessa cosa, e quindi tirare fuori, come vedevamo prima, i lavori seminal, fondativi di quell'ambito, i più rilevanti. E quindi in pochi click arrivo a capire quali sono i lavori più importanti di un ambito scientifico, più di riferimento, più conosciuti, i quali non potete, come dire, prescindere dal conoscerli. Parto da quelli e poi comincio a usare un affinamento di parole chiave e di concetti che ho ottenuto leggendo quei seminal paper e poi vado sui motori di ricerca accademici tradizionali, dove adesso con molta più chiarezza sulle parole chiave posso partire e tirare fuori tutti i documenti che mi interessano, con delle query molto più specifiche, quindi i risultati contengono meno risultati, diventano corpus più maneggevoli, diciamo, e già questo non è poco. Poi cosa devo fare? Devo usare un gestore di bibliografie come Zotero, che è open source. Ce ne sono altri, sono chiusi, sono anche a pagamento. Consigliamo Zotero. Anche le risorse, i bibliotecari dell'università vi consigliano Zotero. Usatelo perché vi permettono di salvare immediatamente le ricerche, gli output di ricerca di questi motori, quindi vi portate sul vostro computer, vi salvate tutti i risultati di queste ricerche, compresi i metadati, i keyword e quant'altro, e con i dati immagazzinati dentro delle raccolte, per esempio io uso un metodo per progetto, quindi ho la ricerca che ho fatto per quel progetto in una cartella e poi delle sottocartelle tematiche. Con questo sistema io troverò sempre, rispetto a quel lavoro che ho fatto, quella ricerca che ho fatto, i riferimenti che mi interessano. E poi cosa posso fare? Questi sistemi a loro volta sono collegabili alle piattaforme come Scite, dove posso nutrire curare delle selezioni di paper che ho salvato, che ho selezionato io, e su quelle fare lavorare un language model. Quindi come usare ChatGPT, dico erroneamente, allenato solo sui tuoi paper che ti interessano.
E quindi fagli delle domande, dati questi 54 paper che parlano di cammelli rossi assetati in questa regione del Sahara, quali di questi cammelli hanno il pelo scuro e quanti hanno il pelo chiaro? Il sistema me lo dice, perché lavora solo sui paper, sui cammelli africani che ho selezionato io. E quindi sono molto più efficiente e posso anche farmi restituire dei pezzi di testo che chiaramente vanno valutati, vanno rilavorati, perché sono prodotti da un language model. Site, una volta fatto questo lavoro, gli posso dire: generami un paragrafo che mi fa da background per il mio paper, dove metti dentro i riferimenti che parlano di questo tema, lavorando sulla tua dashboard di paper curati e quindi dando un risultato normalmente accettabile. E poi c'è tutto un lavoro di produzione e confezionamento dei paper che si può fare anche con lo strumento generalista. Una cosa che io faccio, mi sono trovato a fare abbastanza spesso, è che raccolgo degli appunti, delle note che mi sono fatto, scritte di mio pugno, di cose che ho capito, che mi sono interessate, che voglio portare via da alcuni paper di riferimento, colleziono un elenco di queste note e uso il motore, per esempio, io uso un sistema locale open source, ma potete usare per questo scopo anche ChatGPT, e dici: ok, prendi questi miei appunti, adesso si mangia testi molto lunghi anche ChatGPT, e gli dici: ok, creami un testo di 1000 battute in cui sintetizzi questi appunti che ti sto dando con le reference per dire questa cosa. E il testo che produce è abbastanza di qualità. Uno, perché parte dal tuo testo, quindi dai tuoi appunti. E qua è importante che usi i tuoi appunti e non solo, come dire, il copia e incolla di pezzi di paper altrui, perché poi c'è tutto il tema del plagiarismo, quindi che da verificare. Vanno verificate sempre le fonti, che non faccia confusione, però comincia a essere un modo di usare il modello che ci salva abbastanza. Nella mia esperienza capita raramente che con questa filiera ci siano allucinazioni, perché non sto chiedendo a ChatGPT in generale di produrre un pezzo su un argomento, gli sto dicendo di riorganizzare un mio testo. Dopo che ho fatto immersione ragionata delle risorse e delle reference, dopo che ho creato senso a queste informazioni, mi sono fatto degli appunti che sono grezzi, però se siete pigri come me, per cui la scrittura è una cosa noiosa, puramente personale, cioè chi ama scrivere chiaramente, andate velocemente verso un risultato con delle informazioni verificabili e scritte con un senso che avete imposto voi. Potete essere più sofisticati e anche chiedere al sistema di scrivere nello stile che gli state suggerendo. Se avete un vostro testo precedente o più testi, gli potete dire: scrivi questo pezzo usando il tono che ho usato in questo mio pezzo precedente. Un filosofo rabbrividisce quando gli parli di questo, perché dice: ok, non stai progredendo, stai usando il sistema come ping pong con un sistema che replica il te del passato e che lo riverbera nel futuro. Benissimo, però se è una scrittura tecnica anche mi sa bene. Questo è interessante perché quando avete un vostro manoscritto poi potete fargli assumere la forma che volete. Adesso questo paper che ho scritto voglio che mi scrivi un pezzo sotto le 800 battute per 800 parole per il mio blog, e gli dai a ChatGPT il link del tuo blog. Lui si fa un'idea del tuo stile di scrittura e adatta il contenuto con tono scientifico, argomentato in modo scientifico, per un tono e un pubblico diverso. Quindi la grande capacità di traduzione tra linguaggi è quella da sfruttare di questi meccanismi, di questi motori. Un po' di esempi, quello che vi dicevo prima, qui non lo leggete, ma ci sono i miei appunti annotati con le reference dentro un sistema di cui vi parlo dopo, perché la forza di tutto questo sta anche nel affiancare un approccio di gestione della conoscenza personale, quindi usare dei sistemi attraverso i quali i vostri testi, le vostre informazioni diventano dati che possono essere usati con questi sistemi. Quindi io ho scritto il mio testo, in questo caso Markdown, quindi un linguaggio
diciamo, testo molto semplice, gli chiede di fare una sintesi in modo da introdurre il concetto di, in questo caso, che cos'è l'intelligenza artificiale per un contesto divulgativo e di stare sotto le 100 parole. E questo è il risultato che ha prodotto a partire dal mio testo. Questo mi serviva per introdurre una lezione dei ragazzi delle superiori, quindi dovevo dire tante cose che mi sono a cuore, perché questa pagina, questo mio appunto, cos'è l'intelligenza artificiale, diviso tra articoli scientifici, articoli divulgativi, concetti che io amo usare, è solo mio, non è di ChatGPT. ChatGPT riassembla in una forma linguistica diversa quello che già io ho prodotto. Cioè, se per esempio mettiamo questo testo nel mind detector, cioè sì, che rivelano... Non sempre, per esempio ci sono già delle ricerche, cioè prove fatte sull'affidabilità di questi sistemi. Prima, come ti dicevo, OpenAI, l'azienda che fa ChatGPT, ha ritirato il suo sistema di riconoscimento perché sbagliava a riconoscere il linguaggio sintetico generato dal proprio modello. Quindi sono molto... rischiosi alcuni di questi strumenti usati, dice uno, si chiama 0GPT per esempio, GPT Detector, li trovate facilmente, ti danno adesso un livello di confidenza, oppure ti dicono: per me questa roba è 80% algoritmo, 20% umano, 10% umano, 10% non lo so, e poi cosa vuol dire non lo so, non lo sa, e quindi dici: ok, che risultato è, che significato è? E poi con quel risultato che non ha nessuna valenza legale, cosa fai? Vai a dire a un autore, ti ho beccato che hai usato ChatGPT. Ma per la tesi che comprendiamo questo, non deve essere generale. Non ci sono linee guida ufficiali, che io sappia, dell'Università di Bologna su questo, ad oggi. Poi magari escono fra un mese. Anzi, spero che l'università faccia un ragionamento su questo. Come vi dicevo, altre università in giro per il mondo lo stanno facendo e hanno un approccio per farlo, però chiaramente è faticoso, perché devi arrivare a passare per il corpo docente, far capire i significati di tutta questa roba e poi adottare delle strategie, e poi comunque lasciare al singolo docente, al singolo insegnamento, al singolo tipo di esercizio o anche per la tesi, il libero arbitrio di scegliere in quale misura consentire. Se io ti faccio fare un esercizio di scrittura scientifica è perché voglio che tu sperimenti una certa euristica, quindi in quell'esercitazione non ha senso che tu bari, perché non impari niente. Poi nella produzione della tesi, che tu lo usi partendo da tua ricerca per migliorare il linguaggio, perché no? Per me non c'è nessun problema. Io miei tesisti che vedo, ci guardo, e ultimamente molti sono facilmente prodotti con ChatGPT. Poi alcuni sono più riconoscibili perché modelli gratuiti, disponibili, un po' più vecchi, che hanno un ritmo della scrittura molto riconoscibile a occhio, cioè le frasi sono tutte lunghe uguali, i paragrafi sono tutti lunghi uguali, insomma si capisce che c'è una ritmicità ed è pure brutto e noioso quel testo lì, no? E dici: allora dacci una giustata perché è brutto. Ma è un tema di estetica linguistica, non ha a che fare con la qualità delle informazioni che ci sono dentro. Poi potremmo discutere del significato dell'esercizio di tesi e quant'altro, ma fatto sta che l'output, cioè qualità dell'argomentazione scientifica, deve essere il focus. Se poi riusciamo a diventare più efficienti in alcuni task, salvando l'attività educativa, tutti contenti, no? Quindi questo è per me l'atteggiamento che c'è in giro per il mondo a livello accademico. Poi magari l'Università di Bologna esce con un atteggiamento diverso e staremo a vedere. Però non è vietato ad oggi. Chiaro che c'è un tema di opportunità. Cerca di, poi a valle di quello che fai, rileggertelo e capire quanto è efficace. Efficace nel senso di appropriato, giusto, completo. Perché poi se lo usi male rischi anche di esagerare, allungare il brodo e di ripetere 3 volte le informazioni, quindi bisogno di sintesi. Quindi va riletto e capito quel testo, quel linguaggio, si è adeguato. Siamo all'adeguatezza, anche un po' evviva. Altre cose che si possono fare,
sintesi di documenti, quindi caricando con un motore che fa un'analisi specifica sul documento, dice ok, qual è il succo qui di questo paper di cui mi parlano, però voglio capire di cosa parlo prima di leggermelo tutto. Un paper comunque non si legge dall'inizio alla fine, sappiate, cioè prima vai a vedere quali sono i risultati, poi guardi il metodo, poi capisci se ti interessa, se fa per te, poi ti vai a leggere i pezzi che ti servono e fino ad arrivare a leggerselo tutto, quindi nessuno legge un paper dall'inizio alla fine. Però questo, come dire, è la nuova strategia per, come dire, velocizzare, capire se quella roba mi interessa o non mi interessa. Posso fargli seguire degli schemi. Io avevo una tesi in cui in pratica avevo costruito una parte di ricerca teorica, delle linee guida che volevo usare in una parte applicativa, avevo 56 linee guida disseminate nel testo, alla fine avevo prodotto diciamo dei documenti esterni, dei file di testo a parte con una di queste linee guida, contenenti dei metadati, e alla fine avevo una tabella con un piccolo script che mi riassumeva l'elenco di queste cose. Oppure, come in questo caso, volevo tradurre il contenuto di questi design principle nella forma di questi documenti. Quindi ho detto, prendi questo esempio, prendi questi contenuti e generami questi pezzi di testo che mi servono, in quella forma lì che mi serve. Quindi qua c'è un grande guadagno in termini di efficienza. Oppure devi mettere le classiche schede dei casi studio dentro un lavoro, traducimi questo pezzo che ho scritto sul caso studio, sulle informazioni che voglio dire, cosa voglio dire del caso studio, e mettimelo in questa modalità. Questo è di nuovo Markdown, perché io scrivo, ho scritto la mia tesi in codice, non con Word, ma a parte quello che ho fatto io, che ha a che fare con un tema di strategia sulla gestione della conoscenza, ne parliamo dopo, però il tema è, posso far trasformare il testo in altri linguaggi, e alla fine il codice è un altro tipo di linguaggio. Posso, con alcune versioni, in questo caso ChatGPT-4, farlo andare su internet a prendere delle informazioni. Quindi avevo in questo caso, scrivimi un caso, questo esperimento, avevo provato a scrivere il caso studio con informazioni prese dal sito di quell'esperienza, che era molto ben documentata, metti l'accento su questi aspetti che mi interessano e sottolinea che c'è anche l'uso di questo strumento. Quindi ho dato informazioni molto precise al motore su cosa fare. E il risultato poi l'ho modificato un pochino, ma mi andava bene. Questo per un progetto di ricerca con una schedatura di n centinaia di casi studi. Adattamento ai contesti. Quindi prendi questi, io ho questi appunti scritti così in cui mi segno dei concetti importanti, ho un codice che mi richiama in Zotero la reference e gli dico, bene, prendi quel concetto di David Snowden che mi piace, che secondo me qui c'entra qualcosa, e me lo adatti per inserirlo in mezzo a questo testo. E quindi ho preso il prezzo dove volevo inserire il testo e dico, ok, adattamelo e mettimelo dentro questa argomentazione qua. E quindi mi ha adattato quel mio appunto salvato di un concetto che uso spesso perché per me è un riferimento importante a un testo in cui c'era una contestualizzazione specifica. E veniamo al secondo pezzo, o meglio, al primo nell'ordine in cui vi avevo raccontato, usare approcci bottom-up, cioè costruirsi la filiera dato algoritmo. Chiaramente qua siamo nel campo avanzato, cioè del cosa si può fare con un po' di dimestichezza anche col codice. La cosa interessante è che ci sono milioni di tutorial su queste cose, da YouTube in giù, che spiegano come farli passo passo. Quindi secondo me è un bel gioco anche per imparare un po' di codice, per chi ha tempo e voglia di sperimentare. Ci sono diversi modelli fondativi, cioè grossi, efficaci, ben fatti, ben allenati, nel senso delle performance, modelli linguistici da varie fonti, addirittura da Meta, l'azienda che fa Facebook, con varie caratteristiche. Alcuni di questi, come Bloom, per esempio, che è nato da un team distribuito di ricercatori che ha sviluppato un modello open source
che è stato tra l'altro il primo modello linguistico di grandi dimensioni multilingua, cioè in cui performavano abbastanza bene quasi tutte le prime 30 lingue del mondo come l'inglese, che non è poco, perché di nuovo torniamo sul livello epistemologico, cosa vuol dire per esempio scrivere in italiano con un motore che performa, che fa il doppio degli errori quando scrivi in italiano, perché è allenato su un corpus fondamentalmente 70% in inglese. E quindi l'importanza di un motore che invece è stato bilanciato sui linguaggi. Non a caso il Cineca ha appena comunicato che sta uscendo il modello Italia, cioè sta lavorando alla pubblicazione di un modello, Large Language Model open source, allenato interamente su dati italiani, che non è banale, è una svolta non da poco per il mondo delle nostre imprese, il mondo dei nostri contenuti in generale. E a un certo punto anche il come la nostra cultura avrà o non avrà chance di sopravvivere in questo mondo. E qui, di nuovo, pregiudizi, gli effetti sociali di usare questi sistemi. Cosa vuol dire appartenere a una minoranza linguistica in un mondo dominato da uno o alcuni ChatGPT che quasi non la conoscono, o non la conoscono proprio. C'è un bellissimo progetto di un ricercatore dell'MIT di nazionalità Dakota, credo, non mi ricordo, comunque è un progetto che è mirato a creare un approccio di deep learning specifico per il recupero di lingue native di First Nation People Nord America, perché hanno delle logiche semantiche totalmente diverse dalle lingue occidentali, così come i cinesi sono allenati i loro modelli, perché la struttura di quella lingua è diversa dalle nostre, e quindi è fondamentale che esistano dei modelli alla base di queste tecnologie allenati su e pesati su la rappresentazione di lingue diverse. Ha a che fare con la sopravvivenza di quelle lingue stesse. Questo ricercatore, diciamo, indiano del Nord America dice: io ho visto morire la mia bisnonna, che era l'ultima della sua stirpe a parlare quella lingua, e questa cosa non la voglio vedere più, e quindi ho iniziato questo progetto. Perché effettivamente se porteremo le lingue dentro questi sistemi gli daremo vita, altrimenti rischiamo di farle morire. E lingua vuol dire la capacità di potersi esprimere come pensiamo, e quindi la possibilità di far sopravvivere il nostro modo di pensare, cioè la nostra cultura. Non è un tema da poco il linguaggio. Quindi posso usare modelli open source, ci sono siti come Hugging Face, che è la principale piattaforma dove trovate modelli open source e anche dataset open source. È molto interessante perché vi permette anche di fare dei micro test, quindi potete caricare anche delle piccole basi di vostri dati e vedere come performa. Utilizzarlo in remoto con API, cioè attraverso codice, oppure scaricandolo dentro ad altre soluzioni che concatenano dei modelli per creare degli applicativi. Ci sono varie architetture, varie strutture per incastrare questi vari pezzi di software necessari per fare queste operazioni. Il più famoso è LangChain, che vi permette di fare diversi task usando diversi modelli, o utilizzandoli in remoto, cioè via cloud, o scaricandoveli gigabyte di modelli sul vostro computer, e poi dovete avere un hardware che li regge. Quindi a seconda dell'hardware che avete, a seconda del contesto, ci sono diverse configurazioni tramite le quali potete usare dei modelli, e siccome sono open source fare anche fine tuning, quindi specificare l'allenamento di quel modello su delle vostre basi di dati, oppure partire da zero con i modelli, con gli algoritmi per allenarli da zero, operazione costosissima che è un po' fuori portata, ma è teoricamente possibile fare, anzi una grossa azienda sicuramente può fare. Varie architetture, vari modi di incastrare queste informazioni, ripeto, trovate un sacco di tutorial online sul come usare gli LLM online o sul vostro computer e customizzare delle soluzioni. Questo è il come oggi le aziende, maggior parte delle aziende, sta adottando questa tecnologia.
perché dicono non mi posso fidare di OpenAI anche se mi rassicura per le sue policy che a livello business i dati sono privati, non li usa per allenare i loro sistemi, capite un'azienda che ha dati sensibili e che mette i dati a contatto con ChatGPT, è già successo che siano emerse delle informazioni riservate che sono sicuramente state immesse nel sistema da una fonte aziendale di alcune specifiche aziende. Credo Toyota si sia accorta, non vorrei sbagliarmi, grosse multinazionali sono accorte che i loro dipendenti usavano ChatGPT, usavano la piattaforma inconsapevolmente, quindi inserivano anche informazioni riservate, e ChatGPT nella versione diciamo libera ti dice occhio che io ti faccio usare la piattaforma, però i dati che mi stai dando li uso per riallenare la piattaforma, e quindi in un certo modo entrano in circolazione. Quindi attenzione a che informazioni mettete su questi sistemi. E quindi cosa fanno le aziende? Prendono i modelli open source, ed è il motivo per cui è fondamentale che siano open source, li prende in casa, usa degli applicativi come questi esistenti, come LangChain per esempio, o se li fabbrica in casa, e si crea una soluzione, chiamiamola ChatGPT personale, che è allenata sui suoi dati o che interagisce sui suoi dati riservati in un ambiente protetto. Quindi questa è un po' la strategia che stanno usando molti, anche perché molti hanno basi di conoscenza a disposizione, caterbe di documenti sui quali fare potenziamento di questi modelli. E ci sono degli approcci nei quali si in pratica combinano i vecchi grafi di conoscenza, la vecchia generazione di intelligenza artificiale, con le strategie nuove dei language model. E ricapitoliamo due raccomandazioni generali. Vanno usati il meno possibile, soprattutto per task dove alla fine, se ci pensiamo, ce ne accorgiamo dopo qualche volta che ci giochiamo, facevamo prima farlo noi. Quindi dobbiamo capire, in base al nostro flusso di lavoro, quali sono i task dove effettivamente ho un guadagno di tempo, di qualità nel fare questa cosa. Usarlo per pigrizia è un po' come appunto usare un diesel di 30 anni fa per fare 100 metri per andare al bar. Allo stesso livello di sensibilità, perché Marco diceva prima, hanno un impatto energetico, ambientale, in termini di risorse questi sistemi. Quell'acqua di cui si parlava è l'acqua necessaria per tenere raffrescati i server che tutto il tempo macinano per far funzionare il modello, o che sono stati usati per allenare i modelli. Quindi c'è una correlazione diretta con le risorse del pianeta. Non fidarsi mai dei risultati perché c'è il rischio di allucinazione, quindi come vi facevo vedere usate le vostre informazioni, i vostri appunti, i vostri dati, le vostre reference e gli chiedete di fare dei lavori di trasposizione, ricombinazione, traduzione su altri linguaggi, su altri codici, lì è fenomenale. Oppure, dato questo testo dove parlo di tutti quelli che hanno studiato i cammelli blu del Nord del Sahara, fammi una tabella in cui mi riporti tutti i punti di vista. E allora dal formato testo passo al formato tabellare. Lì è perfetto un motore linguistico per fare questa roba, che sono task lunghi e da zero valore aggiunto molto spesso, no? Se state pubblicando con un editore o state producendo la vostra tesi, bisogna guardare uno le linee guida istituzionali o editoriali e capire se per esempio è richiesta esplicitamente una dichiarazione del motore linguistico del sistema intelligente artificiale come qualsiasi altro strumento usato metodologicamente, no? Capire se è parte, se è oggetto della ricerca o è strumento della ricerca e dichiararlo. E poi rimane sullo sfondo l'etica e la deontologia di qualsiasi autore di un manoscritto scientifico, sui cui fondamentali non cambiano. Se uso il lavoro di altri lo devo dichiarare, devo distinguere ciò che è farina del mio sacco da ciò che non lo è, devo verificare le fonti che utilizzo, questo valeva prima e vale oggi. Quindi ci sono le automazioni possibili, ma ci sono gli spazi di errore che poi si sovrappongono con conosciute logiche di produzione. Nella, come dire, logica della fluidità in cui ci troviamo, quindi un momento in cui stanno uscendo continuamente nuovi modelli, nuove tecnologie, nuove piattaforme,
spesso, come dire, rifarci alle nostre comunità di riferimento è la cosa utile da fare. Su piattaforme come ResearchGate, Accademia, diciamo i social network per i ricercatori, ci sono queste discussioni. E tra l'altro, carino, su ResearchGate, non lo sapevo, tu puoi anche citare una conversazione, uno scambio fra alcuni. In questo caso io vi ho riportato la citazione della risposta che Ajit Singh ha dato a chi chiedeva se era eticamente accettabile usare ta. Quindi anche questa è una fonte, i peers, i nostri pari e le discussioni che ci sono nelle comunità. In generale, le cose da fare quando emergono tecnologie nuove è discuterle, socializzarle, aprirle, non avere, come dire, approcci di chiusura, protezione, paternalismo, perché anche le persone, si direbbe, della strada, i cittadini, qualsiasi, devono essere parte di questi processi. Io vengo da un'attività in cui ho fatto divulgazione, in questo caso stavo spiegando a dei cittadini di Spilamberto qua vicino cosa avrebbe voluto dire adottare algoritmi per migliorare le decisioni collettive, anche le decisioni prese a livello pubblico, politico, in città. E sono uscite delle cose molto interessanti, perché a parte la paura, a parte la narrazione degli stregoni, le persone hanno voglia di mettere la loro attenzione su questi temi, sulle cose che li riguardano, e capiscono molto bene se usi il linguaggio giusto. Quindi coinvolgere, socializzare, fare degli esperimenti, come dire, cultura hacker, aprire le scatole e vedere cosa succede quando ci mettiamo dentro le mani. Hacker non è una brutta parola, sono i giornalisti che confondono criminale hacker, ma hacker viene da una cultura degli anni 50 di sperimentazione con la tecnologia, quindi è una cosa anche bella. Questo è un workshop che ho fatto con i nostri studenti, dove abbiamo per esempio sperimentato dei classificatori, machine learning classico, per far capire cosa vuol dire riconoscere un volto, cosa vuol dire effettivamente interagire con queste piattaforme, oppure sperimentare workshop con dei colleghi americani, studenti italiani e statunitensi, che hanno potuto informarsi per fare un progetto di un prodotto, di un servizio, solo con ChatGPT. E quindi li abbiamo fatti stare nelle allucinazioni, nei bias dei sistemi, per poi aiutarsi a coppie nel verificarli. Il compito era uno studente, con tra l'altro gli americani tutti con secondo, terzo livello familiare sparso per il mondo, che davano all'italiano un brief del tipo: inventa un nuovo servizio per produrre il cibo tradizionale di questa regione dell'India. E tu potevi, studente italiano, solo cercare tramite ChatGPT informazioni di questa roba remotissima che nessuno conosce, quindi grandi allucinazioni, grande errore, e poi confronto tra i due per capire quali erano queste allucinazioni. Quindi le cose vanno sperimentate, finché non ci sbatti il muso a volte non si capiscono. Alcuni consigli, cose da leggere interessanti, vi ho messo anche il numero di DIT, che è la rivista scientifica di design italiana in lingua inglese, distribuzione digitale globale, che ho curato insieme a Vlad Aljoler, che è molto amico anche di Pasquinelli, tra l'altro hanno fatto insieme The No Scope, per esempio. Andate a vedervi No Scope, che è un progetto di riflessione critica molto interessante sui sistemi di intelligenza artificiale, nel quale abbiamo per esempio intervistato Kate Crawford, decana dei dataset, che oggi ci dice non è più possibile sapere cosa c'è per intero dentro un dataset, questi che usiamo oggi per esempio per l'allenamento sulle immagini, non è fisicamente possibile vedere tutto quello che c'è dentro, sono troppo grandi. Quindi anche qui, dal punto di vista delle heuristiche, ciao. E poi chiudo velocissimamente con questa idea di come in realtà il massimo dall'intelligenza artificiale lo riusciamo a generare quando facciamo incontrare gli algoritmi con una gestione della nostra conoscenza come fosse dato. Gli algoritmi si cibano di dati. Quindi perché non trasformare la nostra conoscenza personale
in dati che i sistemi possono usare. Questo è il massimo livello della personalizzazione possibile, no? È il massimo livello di customizzazione di questi modelli rispetto a delle basi di conoscenza che ci interessano, le nostre. Questo è lo schema di come utilizzo in tandem, per esempio Zotero, il quale raccolgo tutta la, la bibliografia, e Obsidian, che è uno strumento proprio per il personal knowledge management, che è una sorta, fatemela dire semplice, di Wikipedia personale. Cioè, voi fate, scrivete un testo, una pagina di un testo che genera un file, ogni testo potete salvarlo in un file a parte. Per esempio, io ho un testo, l'avete visto prima, What's AI, cos'è, come si definisce l'intelligenza artificiale. Quel testo, scritto in formato Markdown, che è, come dire, plain text, dove per esempio gli heading li fate con i cancelletti, quindi un cancelletto è il titolo di gerarchia maggiore e via di seguito. Uso due scherischi per contenere il grassetto, cioè piccole regole di editing che però hanno il vantaggio di tenere il vostro file super leggero, non c'è tutta la gigantesca, il gigantesco orpello di formattazioni che c'è per esempio su un file di Word. Quindi, detto questo, voi vi scrivete i vostri appunti in questo modo e poi potete, come su Wikipedia, collegare con dei Wikilink qualsiasi concetto a qualsiasi cosa. Quindi posso tenere una mappatura di tutti i miei contenuti, tutti i miei appunti, come fossero una rete di contenuti. Un po' l'effetto è questo qua, cioè quello che succede è che potete rappresentare tutta la vostra conoscenza, tutti i vostri appunti, ma anche le note giornaliere, tutto quanto, mettendo in relazione tutti i pezzi, tutti gli appunti, l'uno con l'altro, con dei concetti chiave. Si usano le parentesi quadre, doppia parentesi quadra, ho il concetto di intelligenza artificiale, dovunque lo riprendo nei miei appunti, si richiama quel file là dell'intelligenza artificiale, e quindi ho alla fine un sistema navigabile in cui collego le informazioni e da cui esce il valore. Prima ancora di usare l'intelligenza artificiale, questo è un approccio che Luan, un vecchio sociologo defunto nel secolo scorso, aveva inventato, si chiamava Zettelkasten, ed era un approccio di gestione personale della conoscenza. Luan aveva creato un archivio fisico in cui ognuno dei suoi appunti era contenuto su un foglietto di carta, e il foglietto di carta conteneva un codice di riferimento a un altro foglietto, a un altro appunto che secondo lui era collegato, in una logica che oggi chiameremo un'architettura piatta dell'informazione. Quindi non le cartelle, non dividere i miei testi, ma averli tutti in un unico cassetto, ordinati solo con questo codice, con questa nomenclatura, questa etichettatura che potete vedere su internet se cercate Zettelkasten, ed è il suo modo per generare, come dire, il suo sistema personale di sistema di conoscenza. Grazie a questo sistema lui ha prodotto in carriera una roba come 400 pubblicazioni, 40 libri. Quindi ha dimostrato che era un metodo super efficace per aumentare la propria capacità di muoversi fra tutte le idee e le informazioni che nella nostra vita produciamo, consumiamo e lavoriamo. Quindi questi sistemi vi permettono di creare una sorta di Wikipedia personale. Potete, come contenuti, come stringhe di codice, collegarli per esempio alle pubblicazioni dentro Zotero, e quindi da qui in un attimo andarvi a ripigliare quello che avete fatto. E in questa filiera, in pratica, cosa faccio? Quando leggo un paper, e lo sottolineo, da Zotero è possibile esportare i testi sottolineati internamente, è possibile esportarli in un file Markdown, cioè che questi sistemi tipo Obsidian leggono, e da lì fare quel lavoro di rielaborazione. Quindi ho sottolineato un passaggio interessante, per fissarlo nella mente, lo riscrivo con le mie parole, con la sua reference, e lo faccio diventare un file a parte. E quello lo posso richiamare, lo posso riutilizzare. E in questo modo, nel tempo, si acquisisce una certa fluidità nel muoversi fra tutte le mare di informazioni che gestiamo, come ricercatori e non solo. Poi c'è tutto un livello un po' più sofisticato legato ai metadati, al come ritrovare velocemente, ma il succo della questione è che se poi
così c'è un top sopra questa base di conoscenza personale, io appoggio degli algoritmi che adesso da pochi anni sono disponibili, sistemi che possono mi permettono di fare applicativi personali di intelligenza artificiale, si aprono degli spazi molto interessanti. Per esempio, se io trasformo delle informazioni in piccole basi di dati per allenare un modello linguistico, posso creare degli script per fare delle tabelle. Quindi in questo modo, in questa logica, il vostro testo diventa un dato. E con dei semplici passaggi di codice, che tra l'altro potete farvi scrivere da ChatGPT perché sono molto semplici, linguaggio noto, per esempio in questo caso è JavaScript fondamentalmente, producete automaticamente, molto velocemente, delle tabelle o dei sistemi di analisi dei vostri strumenti. Altre cose che posso fare, questo dentro a Obsidian in questo caso ho integrato un language model, e quindi cosa ho fatto? Ieri l'altro, mentre scrivevo gli appunti per oggi, ho detto: beh, quali sono i modi, cosa posso far cosa fanno queste piattaforme nella filiera scrittura? Ho scritto, vedete, i primi 6-7 cose, funzionalità che mi venivano in mente, poi gli ho fatto generare le altre e mi ha suggerito questo elenco di tante altre funzionalità, no, che posso, che sono conosciute, che sono utilizzabili. Quindi vedete che in un attimo, a partire dalla vostra conoscenza, potete aumentarla. E questo è il significato, cioè questi sistemi funzionano bene quando aumentano la nostra conoscenza e sono più efficaci a fare questo. Grazie del vostro tempo.